Bentornati. Dove eravamo rimasti? Al fatto che ho troppa voglia di giocarlo. Ho troppa voglia di giocarlo. Cominciamo. Ah, quanto mi sei mancato. Voglio. Ah, che bello. Ah, sì, mi ricordo. Quando dalle le lasciate così mi piace. Allora, dove eravamo rimasti? Dov'è il mio figliolo? Eccolo. Hai qualcosa da aggiungere? Nell'ultimo episodio c'è stata una mega battaglia con un tizio chiamato lo sconosciuto o lo straniero, non mi ricordo bene. A quanto pare, il nostro caro personaggio, Kratos, ha un passato nascosto che sta celando al suo figliolo. Il suo figliolo fa tante domande, ma il nostro Kratos lo rimprovera dicendogli: "Sta zitto, ragazzo." E quindi, pressoché, la sinossi della trama fin qui era tutto ciò, tutto questo. Quindi, direi che possiamo continuare. Abbiamo formato questo spaccato nel terreno dove adesso andremo ad inoltrarci. Oggi si gioca un pochino e ci si diverte. Energia, come sono messo? Abbastanza bene, non ho bisogno di ricaricarmi. Non lo so. Cosa voleva da noi? Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Ho fatto quello che era necessario, ragazzo. Appenditi come una scimmia. Bene. Sento veramente la terra vibrare. Eppure. Ho la netta impressione che la battaglia con quel tizio non è Non affatto lasciarmi più finita. solo, va bene? Va No, bene. non fare la femminuccia come non lasciarmi più solo. Ma tu sei un guerriero come il tuo babbo, sì o no? Oh! Non lasciarmi più solo. Non ti vergogni di dire queste frasi. Cerca di fare colpo su Krotos. Aspetta, di qua non si può andare da nessuna parte. Mi sa che bisogna soltanto salire. Ok, si va su. Dai, vieni. Hai già ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I droghe sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permettergli di provare pietà per loro. Loro non ne avranno. Quanto sei saggio, Kratos! Magari avessi avuto un maestro d'asilo come te! A quest'ora avrei raggiunto diversi obiettivi nella mia vita. Dove siamo? Oddio, no, questa caverna me la ricordo, che rottura di coglioni Mi questa puoi dare una caverna. mano? Sta Serve una visuale zitto! migliore. Aspetta, fammi dare un'occhiata prima in giro, che devo sempre esplorare alla ricerca di oggetti utili. Spacco le sedie! Oh! Ah, quello non lo rompe. Prima di tutto l'oggettistica, ragazzo. È la cosa più importante. Poi dopo si pensa a dove bisogna andare. Ma io ricordo una volta che se spaccavo le casse, oltre a spaccare le palle, riuscivo a scovare oggetti utili e soldi anche lì dove non sembravano esserci. Allora, qua mi ricordo che dovevo muovere il marchingegno per il ponte. Ok, prendi l'ascia. Asage! Ho sbagliato. Aspetta. Zagan! Ma no, ha una mira di merda oggi. Ah! Buona E idea. vaffanculo. Ok, adesso dove cazzo mi dovevo arrampicare che non mi ricordo. Qua, ok. Dai, via su. E qua se non mi sbaglio c'era anche un'area nascosta. Da qualche parte. Che tu mi tiri giù la corda? Ah, cala la catena. Fatto. Muoviti quanto tu sei lento. Dai, che vado di fretta. Che voglio ammazzare un po' di droger. Allora, se non mi sbaglio, qua dietro è infatti. È per le offerte. Mamma diceva che i discepoli di Odino li riempivano di doni e li appendevano per via dei ladri. Sembra vecchio. Scemenze. Cosa? Adorare gli dèi? Agli dèi non interessano. Gli uomini non dovrebbero pregare dei mostri. Parli proprio te che sei un dio, eh. Solo che il tuo figliolo non lo sa. Quelli sono i secchi di cui vi parlavo nello scorso episodio. Se li fa cadere vi rilasciano soldi. Ogni tanto sei utile, ragazzino. Grazie per avermelo fatto notare, altrimenti me lo sarei perso. Qui ho trovato soldi. E qui invece un cazzo. Bene. Ok, mi ricordavo che c'era questa stradina qua, che c'era lo scrigno. Adesso vado a far scendere il secchio, eh. Voglio il secchio.
però purtroppo devo rifare tutto da capo. Che ho trovato? Soldi. Adesso devo rifare il giochino del ponte. Rottura di palle. Potevo notarlo prima il secchio. Lo so che devo fare, inutile. Guarda lassù. Lo so bene cosa devo fare. Rompe le palle. Dobbiamo salire sulla scarpata, lo so, è inutile che me lo fai vedere. Vieni qua, dai, sali, vieni con me. Si sale sulla vetta. Bisogna scalare la montagna. Allora, qua devo saltare su o devo andare di lato? Se non mi sbaglio, faremo altri incontri. Di lato sì. C'era qualcosa, però non mi ricordo cosa. Forse. Aspetta, ci sto pensando. Di qua dove si va? Mi ricordo mai se c'è qualche zona nascosta o meno. Però se non mi sbaglio no. O non me lo ricordo. Vabbè, tana sega, proseguiamo. Tieni un po' le palle di stare lì. Holy! Perfetto. Butta giù la catena. Vedi, con un calcio butta giù la catena, vedi? C'è bisogno tu 3 ore, ragazzino, con le manine. Dagli un calcione, un pestone e me la cali. Che vista. Qui si vede tutto il regno. Guarda. Per tutto il tempo un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. C'è qualcosa che tu non vuoi dirgli, Kratos? Qualcosa che tu sai e che lui non sa. Era questo che mi piaceva di questo gioco. Questa atmosfera di mistero. Che comunque è sempre un piacere, perché giochi con più volontà, giochi con più voglia di scoprire, di sapere. Asha! Vai! Asha! Ritorna dal tuo padrone! Quanto mi piace fare sta cazzata. Non avete idea di quanta mi fa sentire un figo sta stronzata. Mi piace troppo il fatto che poi ritorna da me. Aha! Vedi? Vedi? Ho rotto il barile e mi ha dato 4 monete d'argento. Vedi che sono intelligente. Sembra interessante. Cosa? Cosa interessante? Che tu ha visto? Che tu ha visto? Che tu ha visto? Vabbè, andiamocene, mi sono rotti i coglioni, vieni. Proseguiamo il nostro viaggio, Astraeus. Muoviti, entra. Quindi, quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Don, quante domande tu fai, hai rotti i coglioni. Tu sta zitto e lascia fare a me. Ah, finalmente. Al mio segnale. Scatenata l'inferno! Sono Massimo Medio Crocio e la damazza! Stronzo! Dammi la mia sfrascia! Ehi, 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 ehi! Ehi, 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 ehi! Stronzo! Ma t'ammazzo! Stronzi di merda! Oh. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? L'altro! Ah! Azaki! Azaki! Azaki, 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 Azaki! Ah! Ce n'è uno appostato da qualche parte? Ha! 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 Io mi ricordo ce n'era uno appostato da qualche parte. Vediamo quando esce. Dove sei? Hey! Vorresti lasciarmi i proiettili. Concentrati, ammazzalo. Non fare domande, ragazzino.
Indicatore minaccia. Lo so. So tutto. Non ho bisogno di spiegazioni io. Non ti preoccupare, lo so. Perciò sono venuto qua, no? Ho lo scudo, non ti preoccupare. Ho lo scudo. A proposito di scudo, forse nell'inventario dovrei avere uno scudo leggermente più potente di questo che sto usando. Uso le frecce. Cazzo, questi sono più tosti. Bravo. Oh, dietro. Dov'è il droger? Da dietro. Quanti ne sono? Madonna, se fa ammazzo. Dai, vieni qua. Aspetta, raccolgo questo. Cazzo, c'è quello lassù. Usa le frecce per colpirlo. Sei proprio un Pinocchio, ragazzino. Dai, che palle. Usa la freccia contro quello. Quello là, quello. 1, 2, 3, 4. Quante ne hai? Spara, scocca la freccia. L'hai ucciso? Bene, devo potenziarti sto arco, ragazzino. Perché veramente l'è debole. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. In poche parole, ragazzino, non serve una benamata sega se non ad attirare i nemici su di te, mentre io mi occupo di tutto. Quindi il tuo compito è quello di farmi da esca. Non so se tu l'hai capito, ma... Allora, qui lì c'è un idolo. Lo posso rompere? No. Ok, solo scenografico. Che c'è scritto qua? Di qua. Sì. Dimmi che c'è scritto, che io sono ignorante in materia. Quando ero piccolo mi facevano sempre combattere, ma non ho mai fatto leggere. C'è un villaggio Jotunar. Jotunar? Gigante. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate, quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Cose che non dovresti sapere. Ci sono tante le cose che non dovresti sapere. Quindi se ti fa leggere, tu poi vieni a conoscenza di cose, robe che non devi... Vabbè, dai, devo stare attento a fare il babbo buono che non fa vedere le cose sporche al figliolo. Sta una sega. Leggi quello che ti pare. Dove cazzo devo andare? Mi sono dimenticato la strada adesso. Questo si rompe? Ma sì che si rompe. Però mi ha dato una sega. Vabbè, ho visto che qua c'è un innalzo. Ci vado. Poi non c'è niente. Buono. Vieni, dai. Si continua. Mi piace quando arriva il momento battaglia. Mi arba troppo. Mi esalta il momento battaglia. Aspetta, qua se non mi sbaglio incontravo qualcuno, eh. Vediamo se mi ricordo bene. O se mi ricordo male. Ehi, tu! Ehi! Ah, questo non gli faccio un cazzo. Ah, no, questo qua lo... Questo era di ghiaccio, se non mi sbaglio. Lasciano gli fa una sega, o sbaglio? Nient'altro. No. Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Sei un gran maestro, Kratos. Con queste frasi tutte fighe che tu dici. Aspetta, qua se non mi sbaglio c'era una... infatti, mi ricordo bene. Con cerchio o no con X? Con cerchio o no con X? Ok. Qua trovavo qualcosa di utile? Ah, sì! Il tocco di Hell! Attacco runico. Ah, adesso ci divertiamo. Questo è un attacco runico leggero. È un potenziamento speciale. Devo selezionarlo e metterlo. Ok? Beh, c'è bisogno che mi spieghi il culo. Qua che devo mettere? Ma sì, c'ho qualcosa da mettere qua. L'attacco runico viene installato sulla nostra ascia. E ci permette di effettuare un attacco speciale, se non mi sbaglio, premendo R1 e, cioè, premendo L1 e R1. Adesso vi fa vedere. Questi sono veramente preziosi. Bisogna trovarne il più possibile. E se ne trovano davvero di potenti a volte. Premi R1, premi premuto R1 e cosa? Ah, devo farvelo vedere. Ok, perfetto.
È un attacco stordente, questo qua. Molto utile per i gruppi di nemici Forza. Quando li si incontrano. Grazie. Ecco la montagna. Andiamo. Andiamo. Aspetta. Non correre. Vedi? Sei coglione. Ah. Infatti lo sei. Arrivo, Scroteus. Padre, aiuto. Tieni duro. Presto. Non ce la faccio. Stai calmo. Ci sono quasi. Ma sarà imbecille? Non ci è andata male. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Non Scusa. Mi ha dato quell'attacco runico a caso. Guarda quanti ce ne sono. Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Perché sei stronzo, li hai svegliati. Sì, sì, lo so. Oh. Ricorda, preciso e senza fretta. Mi ammazzo. Devo farne fuori il più possibile prima che prendano vita. Dai. Dai, vieni qua. Ah. Mi ero dimenticato di quanto era bella questa mossa. Vieni qua, vieni. Lo so che l'ho stordito. Oh no! Guardami! Guardami! Via, 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 che questo alle spalle mi colpisce. Sto volutamente conservando il tocco di El, perché so già cosa arriverà fra poco, quindi... No! Ma non vedi che mi colpiscono? No, devo fare fuori quello. Devo fare fuori quello. E devo togliere dalle palle questo qua rosso, che sputa la roba. Vaffanculo, dai, prova a sparmeli adesso i proiettili, bastardo. T'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo. Asaki, Asaki, Asaku, Asake, Asaki, Asake. Asaki. No. Ma non vedi che mi colpiscono da... Chi è che mi colpisce da dietro? C'è qualcuno appeso da qua. Vedi che stanno quelli lassù. Ma puttana. Tutto io devo fare, ragazzino. Tutto io devo fare. Fammi recuperare un po' di energia che qua mi servirà. Era l'ultimo. È andata meglio. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Mi ricordavo che qua era leggermente più tosta. Vabbè. E soprattutto mi ricordavo che qua ti faceva leggere. E infatti. Leggimi la statua a forma di... forma fallica, dai, muovi. Leggi. Io mi guardo le spalle nel frattempo. Io ricordo che qua veniva qualcosa di grosso. Un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Udini. E infatti ricordavo bene. Spucca qualcosa dal muro. Da dove? Dov'è? Non lo vedo. Oddio, ma c'è anche un... Quello lì lo devo ammazzare, l'occhio di Odino. Lo tolgo dalle palle perché sennò... Preso. Buono. Ehi tu. Sei leggermente più potente. Tocco di Hell. No, questo fa male. Oh. T'ammazzo. No, stronzo. Oh. T'ammazzo. Oh! Oh! T'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo! Tu! Oddio, questo anche è tosto! Oh! Asake! Tutto in culo! Ti piacerebbe colpire. Ti piace quando... No, sono troppi! Sono troppi, sono troppi! Tocco! Di Hell! No, 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 no! Mi sa che mi toccherà usare la fiamma di ossidrica. No! Che cazzo mi colpisce? Che cazzo mi colpisce? Che cazzo mi colpisce? Che cazzo? No, bastardi! Troppi ne siete! No, il mio figliolo è sotto assedio! Lascialo stare! Avete rotto i coglioni!
Avete rotto i coglioni! Andate a fare il culo tutti qua! Concentrati su quello grosso, su quello grosso! Affanculo! Mori! Mori! Dov'è l'altro? Oh! 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 Adai! Solo 31 d'esperienza. Dopo tutto quello che ho fatto mi dai 31 d'esperienza. Ma dammene di più. Ma non vedi che sono un fenomeno del gaming io? Sto gioco è ingiusto nei confronti di Prost. Lì non posso salire perché non c'è la corda. E vabbè. Qua mi sa che ho preso tutto. C'è un'apertura lassù. Lo so. Andiamo, vieni. Abbiamo esplorato tutto qua. Continuiamo il nostro cammino. Ehi, hai sentito? Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Qualsiasi cosa sia, è inquietante. Mi ricordo cos'è. È uno dei nemici più bastardi. Questo era il nemico che odiava Petnafifo. Uno dei nemici più difficili del gioco. È una maliarda. Sentila com'è inquietante quando canta. Il canto di morte della maliarda. Andiamo verso quel canto. Ha detto negro? Vediamo se trovo qualcosa di utile. Questa va combattuta per forza con le frecce. Tocco di El! La stronza scompare. Asagai! Devo ammazzarla in fretta! Marimma puttana, questa è troia! Asagai! Aspetta! Colpiscila, ragazzo! Colpiscila! Mori! No, ma mi sta dando troppo. Non pensavo di vederla da vicino. Mi sta dando troppa poca esperienza per quello che sto facendo. Usa per acquistare abilità. Sì, ma me ne sta dando pochissima d'esperienza. Cazzo, sto combattendo da Dio. La prima volta che ho giocato a sto gioco me ne dava di più d'esperienza. Perché stavolta me ne sta dando così poca? 10. Ho ammazzato una rediviva, me ne dai solo 10. Me ne serve di più. Ok, di qua c'è niente, dobbiamo arrampicarci sui muro. Arrampicateci sui muro, però. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo, non ne so niente. Ecco come si fa a scendere. Allora, io in questo posto non dovrei venirci, perché c'è un boss di livello 4 e io non sono in grado per niente di affrontarlo. La prima volta sono riuscito a ucciderlo, non so come, voglio riprovarci anche adesso, però è troppo duro. Vediamo se ci riesco, Mi serve tempo. Questo con un colpo mi ammazza. Questo con un colpo mi ammazza. Con un colpo mi ammazza. Quindi devo schivarlo. Ah, mi lascia. Dai, è quasi andato. Sono pronto. No, ho sbagliato. Mori. Ah, 21. Ma come 21? Veramente adesso mi fa incazzare sto gioco, Questo mostro era veramente complicato. Con un colpo mi buttava giù. Sono riuscito comunque ad ucciderlo. È la roba seminale del mostro. Non la toccare. Che tu magari mi resti incinta. Che ho trovato? Argento? Oro! Buono, buono. L'oro è buono. Andiamo, vieni. Ehi, sto mostro ma aspetta. Non è che magari le redivive viaggiano in branco. E che ci aspettano lassù. E che sono arrabbiata. Ehi. Scusa. Aspetti di fare il finocchio. Preoccupato, hai paura di tutto, persino della tua ombra. Rompere i coglioni, ragazzino. Lascia fare a me. Io sono il tuo babbo. Sono in grado di proteggerti da ogni cosa.
E che c'è? Che tu mi devi far vedere? Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Seguimi e vedrai. Non preoccuparti. Ok, apriamo questo scrigno. Io voglio aprire questo, che si sa mai. Altro acciaio, acciaio savastano morbido. Vabbè. Per forza di qua devo andare. Aspetta. Oh, stronzo! Non t'avevo visto! Non t'avevo visto! Non t'avevo visto! Stronzo di merda! Ce ne sono altri? Allora, questo posto qua era una rottura di palle, perché devo trovare tutti questi sigilli e non mi ricordo dove sono posizionati. Speriamo di trovarli tutti in fretta. Allora, uno, se non mi sbaglio, lì c'è anche un coso di Odino. Quasi. Uè, la mira di pronto bene a casa, è bella. Atreus, seguimi. Atreus! Mi sono distratto. Ma tu ti distrai sempre, la vuoi smettere di pensare alla foca? E il secondo sigillo è andato, il terzo non mi ricordo dove cazzo gli è. Non mi sbaglio, è su questo ponticello, però prima dall'altro lato... Hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori, chiaro? Ma posso combattere? Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. Ci penso io agli uomini. Ammazzo! Vorresti colpirmi con quel proiettile brutto, eh? Tiratelo nel culo quel proiettile proprio. Sono troppi! Tocco di Han! Vieni a me! Quanto cazzo mi piace il tocco di El. Niente qua? Sei rimasto solo. Ragazzo. Ah, le pergamene. Questo gli servivano a decifrare i codici delle parole. Ho già visto questa lingua. Ok, perfetto. La pergamena gli insegna le cose. Qua, se non mi sbaglio, c'erano sti codici inutili che raccontavano un po' di tramina, un po' la lore di questo mondo. Ragazzo, di qua. Il suo nome è Rubin. Mamma me ne parlò. Un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Dino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rundinir lo schiacciò. Che idiota. Perfetto, storia antica. Roba che non ci interessa, a mio parere. Vediamo da questo lato cosa c'è. Aspetta, voglio prendere questo pizzico di energia. Mi serve. Qui invece che c'era? Un po' di roba da rompere, un po' di soldi da prendere, buono, roba interessante. Non vedo l'ora di trovare il commerciante. Appena trovo il commerciante, posiziono tutte le cose nel menu in modo tale da rendere la mia ascia molto più potente. Questo che cazzo era? Ah, questa era la gemma della furia. Vabbè, ero pieno, non c'era bisogno che la usassi. Ma vabbè, roba comunque interessante. Andiamo avanti! Si prosegue dall'altro lato, dove ho fatto cascare il ponte. Ma c'era un altro coso... C'era un altro sigillo per aprire lo scrigno, ma non mi ricordo dove cazzo gli è. Chissà dove cazzo gli è nascosto. Là c'è un secchio! Donna, non si finisce mai di esplorare in questo gioco, mai. L'esplorazione non finisce mai. Bisogna girare parecchio in questo gioco. Veramente parecchio. Eccolo dov'è l'altro coso. È lì. Aspetta, vediamo se ci arrivo da qua. Oh! Yes! Weekend! C'è una mira che è infallibile. Apriamo lo scrigno. Un'altra mela dell'Eden. Buono.
Mi serve per aumentare l'energia massima e non vedo l'ora di farlo. Devo trovare l'ultima mela. Direi che in questa run me la sto cavando decisamente meglio rispetto alla prima. Tutta questa serie di oggetti non ricordo di averla trovata all'inizio. Ero molto inesperto perché conoscevo poco il gioco, morivo sempre e quindi ero abbastanza frustrato per concentrarmi. Abbiamo un'altra battaglia? Ah, questo è quello immune! Questo è quello immune! Che tu sei immune, mi importa una beniamata sega. Dai, venite fuori! Che cazzo ti ridi? Opla, opla. No, due no! Oh! Mi tocca! Mi tocca! Mi tocca togliermi dalle palle almeno uno dei due, tutti e due insieme non riesco ad affrontarli. Mori! Mori, vieni qua, maliarda di merda! Mori! Ancora non hai ricaricato la... l'arco, che palle. Oh! Ma quanti... No, ma due no! Due no! Due no, però! Tanto ho imparato a pararvi. Oh, no, 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 Asaki! Asaki? Asaga! Ah, Asaga! Asaki, caca! No, fatti prendere, stronza! No, il veleno no! Il veleno no! Ti prego, mori in fretta, mori in fretta, mori in fretta, mori in fretta! Buono, buono! No, no, dove cazzo vai? Marimma puttana, mi ha preso, mi ha fatto un danno della madonna! Energia, energia, energia! Cazzo, quanto è tosto quello! No, c'è un'altra maliarda? Ti prego, non dirmelo! Quelle sono... sono veramente stronze. Madonna! Vieni qua, stronzo di merda, vieni! Vieni qua, ti apro! Vieni qua, ti apro! No! Ma tu stai sempre dietro al culo! E che palle! Dai, ragazzino, usa un po' le frecce mentre io mi recupero energia. T'ho visto che volevi farmi l'affondo. T'ho visto che volevi farmi... stavolta non t'ho visto. Preso! E mori. Ah, è vero, avevo anche il tocco di Helm, non l'ho usato. Fammi ricaricare quella rabbia. Perfetto. Ok. Io purtroppo direi che ci possiamo fermare anche oggi. Questo episodio è durato decisamente di meno, perché purtroppo mi suona il telefono e mi richiamano all'ordine. Noi ci si becca nel prossimo episodio di God of War 4 e fatemi sapere nei commenti sempre la vostra opinione su questo fantastico gioco e soprattutto se conoscete tecniche avanzate di modifica armi, dato che a breve incontrerò il fabbro. Fatemi sapere il vostro set di armi preferito qual è e quale posso usare per avere, diciamo, più possibilità di vittoria durante il nostro cammino. Io vi saluto, mettete like e ci vediamo presto. Ciao!